serve in questo caso il buonsenso. Ecco, dobbiamo smetterla, qui nessuno vuole la guerra fra le istituzioni, la gente vuole risolti i problemi. In Sicilia la condizione in cui vivono i migranti, lo sbarco continuo, l'assenza dello Stato concreta è uno dei tanti problemi. Il governo centrale capirà di essere dalla parte del torto e compierà un atto di grande responsabilità. Magari ci chiederà qualche altro giorno di tempo per poter ricollocare altrove i migranti che sono ospitati nei centri di accoglienza, in modo che così il nostro personale andrà, quando i locali saranno liberi, 5, 6, 8 giorni, e apporrà i sigilli, esattamente come ogni autorità costituita fa nei confronti di una struttura privata che non ha i requisiti di carattere igienico-sanitario. Ci sono locali dello Stato in Sicilia che sono fuori legge dal punto di vista igienico-sanitario. Abbiamo dato 2 mesi di tempo allo Stato perché potesse provvedere a intervenire per renderle idonei. I locali dopo mesi non sono stati resi idonei. All'interno lo Stato ci mette centinaia e centinaia di esseri umani. Questi esseri umani non rispettano, perché non possono rispettare per volontà dello Stato, le misure di prevenzione. Io sono soggetto attuatore per la emergenza Covid-19 e devo verificare con i miei occhi se i cittadini, tutte le persone a qualunque titolo presenti in Sicilia, rispettano le norme. Dopodiché intervengo perché ritengo che quei locali, quei contenitori non siano a norma e non garantiscono il diritto alla salute di chi c'è dentro e dei siciliani che subiscono ormai da troppo tempo questo triste fenomeno degli sbarchi. Per favore, lo Stato faccia la propria parte, la smetta nel braccio di ferro e nel mostrare muscoli che sa di non poter mostrare perché non è dalla parte della ragione. È chiaro che lo Stato è impreparato su questa vicenda, è chiaro che non bastano le navi, è chiaro che non ci sono migliaia di militari che avevano promesso, quelli dell'esercito, è chiaro che poi i migranti scappano ed è chiara la tensione, persino i sindaci di centrosinistra dicono no, i migranti qui non scendono e firmano le ordinanze e non diventa uno scandalo. Se poi lo dice il Presidente della Regione che i migranti stanno in posti in cui non dovrebbero stare, diventa uno scandalo. Ma finiamolo, un po' di serietà.